Siamo alle Terme Euganee a Montegrotto Terme per il workshop incoming delle calzature, per la promozione delle calzature venete della Riviera del Brenta, con Giuseppe Baiardo, presidente dell'ACRIB, Flavio Manzolini, presidente dell'azienda Turismo di Padova, e Marco Gottardo, direttore degli albergatori delle Terme Euganee. Giuseppe Baiardo, i calzaturieri della Riviera del Brenta, sono presenti in massa, abbiamo visto qua. Che opinione sono fatti di questa iniziativa? Un'opinione molto positiva, perché pensiamo che l'abbinamento del turismo con il bel prodotto veneto sia una cosa da pubblicizzare nel mondo e sicuramente ne faremo a tante altre. Bene, e il presidente dell'azienda del turismo di Padova che ha promosso questa iniziativa, che vantaggio traggono le Terme Euganee da questi eventi? Ma ben esposto il presidente dei calzaturieri Giuseppe Baiardo, che senza la loro collaborazione questo incontro sarebbe stato impossibile. Cosa stiamo facendo? Stiamo facendo quella parola magica che oggi si usa, che vuol dire sistema, che vuol dire interfacciare quello che è la capacità del mondo produttivo con un'altra grande capacità veneta, che è quella del turismo, stabilire un contatto fra il saper accogliere, il saper presentare e il saper vendere. Queste saranno le formule che rilanceranno le nostre potenzialità specifiche legate all'eccellenza e legate alla qualità. Questo stiamo puntando. Grazie, quindi se facciamo sistema come territorio e promuoviamo il Veneto, di fatto gli albergatori delle Terme Euganee, questo è un albergo delle Terme, qual è l'opinione del direttore degli alberghi delle Terme Euganee? Ma fare turismo oramai non vuol più dire vendere solamente la camera ed erogare un servizio, ma vuol dire anche vendere il territorio. Il prodotto deve essere evidentemente di qualità e un prodotto d'eccellenza, e questi due aggettivi accomunano sia le cure termali e nella particolarità della fango-balneoterapia, sia le calzature e il settore calzaturiero del Brenta. Quindi questi sono due tra i distretti produttivi più importanti a livello della provincia di Padova e a livello di regione del Veneto. Una collaborazione comune, delle sinergie comuni sicuramente ci porteranno maggior visibilità sia nel territorio nazionale che in quello internazionale. Ecco, nei giorni scorsi è stata presentata a Dolo l'associazione Un Fiume di Ville tra Padova e Venezia. Anche il Grand Hotel Terme ha dato la propria adesione. Pensate che unire Padova a Venezia sia un vantaggio competitivo per il territorio veneto e in questo caso per il Brenta e le Terme Euganee? Diciamo che non esistono i confini prefettizi, esistono i territori, l'entroterra padovano con la parte veneziana si è sempre coniugata, quindi Padova era il punto del sapere di Venezia, era uno dei punti d'orgoglio e ancora oggi esiste questa forza, questa sinergia, ripeto, fra quello che è un'area d'eccellenza dal punto di vista della comunicazione fluviale, che ha la sua storia, e dall'altra parte l'eccellenza del saper far camminare la gente, far passeggiare la gente e saperla intrattenere. Quindi cultura, territorio, sistema, marketing, pensate di fare altre iniziative di questo genere qua alle Terme Euganee? Ma sì, noi speriamo senz'altro, anche perché il nostro amico Flavio sicuramente ci metterà in pista per fare altre cose. Poi sulla prima domanda che ha fatto su Padova e Venezia, le devo lamentare che noi siamo Padova e Venezia, che è l'ACRIB e Associazione Nazionale e Associazione Riviera del Brenta, che comprende appunto Padova, Venezia, addirittura Vicenza e Rovigo. Quindi abbiamo già fatto territorio e quindi siamo molto felici di collaborare con Flavio, proprio perché crediamo molto in questa nuova iniziativa. Bene, grazie, allora alla prossima.